Amici del bar del baseball, buonasera, buon pomeriggio. No, allora, buon Ferragosto. Ah, buon Ferragosto. Certo, ormai siamo quasi a metà giornata, già andata, ma siamo bar del baseball on the beach. On the beach. Amici, ieri abbiamo trovato Claudio Cecconi da sotto l'ombrellone. Oggi abbiamo fatto un altro blitz, Maurizio. Sì, mentre dormiva su un lettino, l'abbiamo... c'era un grandissimo giocatore. È un'altra icona che ha scritto la storia importante del baseball. Ricordiamo sempre giocatore olimpico. Due Olimpiadi, a differenza di Claudio. Ora ci facciamo raccontare qualche signori, ecco, a voi vi presento il martello, quindi già avete capito che stiamo parlando di Marco Bani. Buon pomeriggio a tutti e buon Ferragosto. Agosto a tutti. Grazie, grazie. Marco, stavamo dicendo con Maurizio, te sei un'icona del baseball locale, non per niente il martello è tanta roba. Un'icona, facevo parte di quella grande squadra. Ma anche tu eri uno dei più forti di quella grande squadra, anche perché in prima... esterno, DH, col bastone faceva paura Maurizio. Certo. Mi difendevo, dai. Sì, sì. A quanto è chiuso? Ah, non lo so, media vita? Media vita intorno ai 320. 320, mamma mia. Penso 4-5 scudetti? Sì, 4 scudetti. Quanti anni hai giocato, Marco? Io ho esordito col Nettuno nell'80. E dopo quindi c'eri anche te in campo in quella partita del famosa, sì. Vabbè, loro erano dei bambini sotto le nostre chiocciole, era una quella famosa e sfortunata partita. È chiuso nel 2001, con l'ultimo scudetto. Con lo scudetto, sì, hai fatto una bella carriera, ma anche con la nazionale fatto una carriera brillante. Vabbè, ha vinto l'Europeo del 91, quello me lo ricordo perché c'era anch'io in campo. Vabbè, quindi ci stanno reclamando. Ah no, mia moglie Vallunga, che c'è il tenerone che scalcita. Allora Marco, noi abbiamo fatto un sondaggio. Eccolo qui il tenerone, bello di papà. Abbiamo fatto un sondaggio. Sali in braccio a zio. E sei stato nominato come uno dei migliori giocatori italiani che ha indossato la casacca del Nettuno. Mi fa piacere. Quindi quando stiamo organizzando delle trasmissioni, prima erano su Facebook, dalla prossima settimana andranno in onda su Young TV. Sì. E quindi quando arriveremo, adesso siamo agli anni 60-70, quando arriveremo agli anni 80 verrai chiamato per partecipare e per raccontare stiamo cercando di ricostruire la storia del Nettuno. Sì. Va bene, io per problemi di causa maggiore salutiamo tutti, che salutiamo qui c'è tutti. Il tenerone che scalpita. Marco, grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Ciao, alla prossima. E buon Ferragosto. Buon Ferragosto.